siamo nella pausa natalizia e il meritato riposo di tutti noi, ma i problemi non cambiano perché a gennaio 2014 noi torneremo per cercare di aiutarvi perlomeno con le parole. E allora il carrello riusciremo a riempirlo nel 2014? Le bollette caleranno? I posti di lavoro aumenteranno? Non penso che tutto ciò possa avvenire nel gennaio 2014, non è vero Cohen? Non è mai successo negli anni precedenti, figuriamoci adesso. Noi dobbiamo aspettarci, mio padre diceva sempre, aspettiamoci il peggio, quindi non può esserci peggio del peggio. Che speranze possiamo dare, De Bellis, ai nostri telespettatori per il 2014? Non dico per gennaio quando torneremo, ma insomma il 2014. E speranze poche, nel senso che sono d'accordo con Leonardo che è meglio aspettarsi il peggio. E quindi mettere le mani avanti e pensare che quindi tutto quello che viene di buono sarà il grasso che cola, e poi magari se il 2014 ci riserva l'unico appuntamento positivo dell'anno, che è il mondiale di calcio, magari l'Italia tirerà fuori qualcosa dandoci un sorriso almeno a metà di questo anno. Ecco, tu dici almeno consoliamoci lì, non abbiamo più posti di lavoro, stipendi sempre più bassi, tasse sempre più alte, ma speriamo almeno che la nostra Italia nel 2014 si faccia valere nel mondiale del Brasile, appunto di giugno Brasile 2014. Allora noi saremo qui da gennaio 2014 se non altro per ascoltare i vostri sfoghi condetto da voi. Mi raccomando, seguiteci con le prime firme dei giornali italiani.